Governo, Salvini chiede incontro a Di Maio. E lui, noi col centrodestra? 0%. Matteo Salvini pensa che l'unico governo possibile sia con il Movimento 5 Stelle ed è assolutamente contrario alla possibilità di andare a cercare i voti in Parlamento per un esecutivo di centrodestra, come vorrebbero invece Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, e anche all'ipotesi di un premier terzo che si è rafforzata nelle ultime ore. Per il leader della Lega che è il 51% di possibilità di fare governo tra centrodestra e 5 Stelle. Secca la replica di Di Maio, che è lo 0% di possibilità che il Movimento 5 Stelle vada al governo con Berlusconi e con la mucchiata di centrodestra. In precedenza Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e autorevole esponente di Forza Italia, sembrava aprire ai grillini. Se il Movimento 5 Stelle fa una precipitosa marcia indietro e si scusa per tutto quel che ha detto sul nostro conto, diceva, se ne parlerà. Parole che non trovano riscontro nell'ennesima secca chiusura di Di Maio. Salvini, non ci sono altri vertici, non è che possiamo far vertici tutti i giorni. Esiste il telefono fortunatamente, nel 2018, ha detto Salvini stamattina a Udine. A Di Maio chiederò un incontro, ha aggiunto, volentieri, sulla disponibilità a venirci incontro per fare. Gli italiani chiedono di fare. Al di là dei veti o delle simpatie, facciamo qualcosa o no? Se la risposta è no, i numeri sono numeri, si torna al voto. Se Di Maio, come a parole dice, vuole rispettare il voto degli italiani, l'unico dialogo possibile è quello tra Lega e M5S. Lui parla di nuovo, ma se per nuovo intende andare a colazione con Renzi o con la Boschi ha uno strano concetto di nuovo, ha precisato il leghista. Premier terzo? Quarto, quinto, dodicesimo, ma chi lo vota? I voti in Parlamento da dove arrivano? Dal centrodestra e io immagino dai 5 Stelle, se vogliono ragionare seriamente, ha aggiunto Salvini. A Di Maio chiedo se vuole ragionare o se preferisce il PD, perché io ho visto che dice dialogo col PD e anche con Renzi. Auguri.